Siamo con Hiroto Sasaki, ho detto giusto? Sì, sì, giusto. Bene, siamo con Hiroto Sasaki, da 15 anni in Italia, sì. Abita a Roma, quindi hai scelto la città più bella d'Italia. Intanto, perché hai deciso di venire a abitare in Italia? No, perché mi piacevo, sì, in Italia, in cucina italiana, mare, montagna, qui tutto sono le cose belle, quindi sono deciso di venire qui a vivere con mia moglie. E hai cominciato ad occuparti di valorizzare il vino italiano sul mercato giapponese. Come si svolge la tua giornata lavorativa, il tuo lavoro, come si svolge? No, come mio lavoro, sì, svolge così. Io mattino mi alzo, magari faccio una correre mezz'ora, poi faccio colazione, poi guardo notizia su internet, poi fra in Giappone e Italia c'è un fuso orario, adesso 8 ore, quindi secondo me, per me è molto importante lavorare mattina per comunicare, con telefonare. E poi magari sì, pomeriggio, contatto con aziende, sì, parlare, tutte le cose. Poi io vado tanto in giro a visitare cantina per vedere i miei occhi. Secondo me è molto importante per presentare i vini, bisogna incontrare il produttore stesso, così. Il vino italiano in Giappone sta avendo un grande successo, un po' in tutto il mondo il vino italiano sta avendo un grande successo, ma in Giappone in modo particolare. La cultura giapponese rispetto al vino italiano, io ad esempio so che forse ne sanno di più i giapponesi degli italiani di vino italiano, o sbaglio? Sì, sono d'accordo, perché il popolo giapponese è molto studioso, quindi loro vogliono sapere dappertutto, quindi quando io vendo vini loro vogliono sapere come è stato fatto, dove è fatto, chi ha fatto, quindi abbiamo sulla testa veramente piena di notizia. Però secondo me, per capire vino, non solo questo, bisogna sentire loro bocca, no? Non per capire vino, non solo studiare, bisogna sì bere tanti vini, così. Il vino italiano con la cucina giapponese si abbina o là il vino italiano è con la cucina italiana? No, adesso io sì sto proponendo di anche abbinare cucina giapponese, non tutti i vini chiaramente, come anche qui in Italia tanti ristoranti abbina con pesce crudo, no? In genere noi mangiamo come tante pesce, come sushi, no? E in genere noi abbiniamo con salsa di soia, però con salsa di soia, pesce crudo, con vino bianco, un po' difficile. Quindi noi adesso stiamo proponendo abbinare con vino bianco, però vino bianco da un vino che ha tanta mineralità, come soprattutto vini di Friuli Venezia Giulia. E abbinando con olio extravergine più un po' di sale, così si amalgama bene, si può abbinare. Poi tanti pensano che è difficile abbinare cucina giapponese, però scegliendo un vino giusto, non troppo vino corposo, si può abbinare. Quindi c'è quasi una contaminazione anche della cucina giapponese con alcuni prodotti, come può essere l'olio extravergine. E la cucina italiana in Giappone è apprezzata, è conosciuta? Quanti ristoranti italiani ci sono? Allora, per esempio a Tokyo dicono che più di 4.000 ristoranti italiani. Così noi giapponesi piacciono tantissimi, sì, vini e cucina italiana. Dopo quella giapponese, quindi è la più famosa e la più apprezzata, o viene prima quella francese? Sì, soprattutto sì, prima noi giapponesi è entrato come cucina e vini francesi, no? Però adesso vini italiani sta veramente andando bene. Un'ultima domanda: qual è il tuo piatto di cucina italiana preferito? A me piace amatriciana, perché io abito a Roma, amo tanti pomodori, così.
Bene, ti ringrazio. Grazie.